In che regione siamo? Piemonte, Lombardia? Ancora Marche? Forse sì. No, forse non più. Ciao Patrick, viva il giro! Da dove è tirata fuori sta storia viva il giro? Non lo so, così mi è uscita al mattino. Siamo! Siamo alla settima tappa! Abbiamo con noi oggi giornalisti. Come ci sapete? In realtà sono i videomaker. Sì, vabbè, giornalisti, videomaker, sono la stessa cosa. E sarà una bella giornata! Ale! In questo momento ci hanno separati dal resto del gruppo perché è il momento della volata dei vice capitani. Io riprendo tutto, Gafu! Allora, volata dei vice capitani, vinta da Vladi, bravo! Adesso ricompattano il gruppo e facciamo gli ultimi 20 km. Strappo finale, il 1500. Buongiorno ragazzi, questa mattina sono contentissima, benvenuti in questo nuovo video. Yeah. Siamo a Sulmona, oggi arriviamo a Campo Felice, ci sarà un arrivo bellissimo. Sono Benedetta Parodi, questa è la mia cucina. No! Come sono Lillo! Adesso partiamo con un balletto di intro. Hai fatto la coreografia? Vai, vai, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino a 8 sa contare. Max mi ha portato le fragole, mi ha portato le fragole oggi. Sì, fai vedere proprio quella peggetta. Dai, che le fragole, sono bagnate con l'LSD. Vabbè. Diego, ma cosa c'è qua dentro? Ma sono per te questi? Sì. Quanto pallotta. Siamo a Campo Felice. È capitata di nuovo una cosa bruttissima. L'attacco della GoPro si è di nuovo rotto, quindi non sono... Non sono riuscita a registrare niente. Comunque la GoPro così non la metto più con l'attacco sul manubrio. Vi faccio vedere che fine ha fatto. Spezzato completamente. È il secondo comunque che spezzo così. Io non ce la faccio più. Sono devastata. Questa sera ho lasciato i ragazzi a cena. Sono venuta su in camera. Domani finalmente la giornata di riposo. Ora siamo a Montepulciano. Abbiamo fatto una cenetta con i fiocchi. Ho mangiato la faraona con le olive e i pinoli. Ho gli occhi che mi si stanno chiudendo da soli. Ciao ragazzi, io vado a letto, buonanotte. Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio giorno di riposo. Adesso stiamo pensando di andare a fare la spesa. Sì, Gio, ma mezzo con che comodo. Mezzo andiamo? Con un comodo. Sono Gio Official. E oggi vi porterò a fare la spesa col carro attrezzi. E oggi vi porto a fare un bagno di umidità. Per le commissioni comode, prendi un mezzo di almeno 6 metri. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. 600 metri, svolta. Ecco qua, spesa fatta. Ci do una cinghiata. Portiamo via così? È l'unica. Che dici? Eh? È l'unica. Ma l'abbiamo caricato tutto nel bagagliaio della macchina. Ti è venuto caldo a caricare e scaricare? Eh sì. Ci vogliamo muovere o cosa? Abbiamo lo chef al lavoro, Federico Cinquetti. Sta preparando la nostra griglia. Joe Official mi ha fatto il set per il post di oggi. C'è uno che devo avere tutte queste foto tue. Sono passate circa 2-3 ore e qua si mangia ancora. Preparando la roba per domani. Oggi abbiamo fatto il bucato. Sono contenta in questi video di farvi conoscere questo fantastico evento. Spero che siate interessati al giro E. Questo per me è il terzo anno, è stupendo. Buongiorno ragazzi, benvenuti nella tappa numero 11. Siamo in partenza da Montepulciano e arriviamo a Montalcino. Saranno
80 km. Ci siamo rilassati troppo ieri, questa mattina è dura ripartire, si stava bene nel letto. Ci saranno 25 km di serrato, di strade bianche. Noi abbiamo il copertone perfetto perché abbiamo un copertone da 32, quindi non dovremmo avere nessun tipo di problema. Siamo arrivati a Montalcino. Ancora? I ragazzi sono tutti puliti, i furgoni un po' meno. Ti voglio bene, Fede. No. E un cuoricino. È stata la tappa più bella in assoluto. Cosa ne pensi? Bene, bene, bene. Bravo. Vero? Bravo. Sono contenta. Oh, andiamo via. Finito? Finito? 17. Adesso andiamo all'hospitality a bere una bella birra, a mangiare qualcosa. Fammi una camminata da modello. Guardalo. Modello numero uno. Taffi Andrea. Questo è il fantastico buffet dell'hospitality. Qua siamo ai 500 metri dall'arrivo. Elisa! Viva il giro! Guarda lui! Grandissimo! Sei numero uno! Ho riuscito a fare la foto mentre noi passavamo di qua. Buongiorno! Vai in bici oggi? Davvero? Sì. Sì. Colazione e poi tutto in partenza. Sono le che ore sono? Stai parlando, sono tu stai parlando. C'era un silenzio prima che arrivassi. Ma che triste. Sono le 7:30, adesso inizio a parlare piano. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo al lavaggio bici e al lavaggio furgoni. Ragazzi, è arrivato il primo ospite della giornata che oggi correrà con noi la 12ª tappa. Non sei credibile. No. No. Mi è venuto il dubbio, anche io non seguo a Giova. Giova Official? No! Ma se entro il prossimo anno arrivo a 25.000, faccio il giro . Poi il giro è? Io che vado... E io porto la pedana? Tu porti la pedana? Però il giro è io che vado dal salotto alla cucina in macchina. È un'experience, guarda, anche quella. Guarda. Arriva Amedeo. Guarda che stile che ha Amedeo, però. Io è Amedeo. Cioè. Bella! La vogliamo usare questo click, eh? Ma che è la mira bilancia della figa? Amore mio! No, ho sbagliato, mamma. Fate una bella foto assieme. Quanto ti senti figo vicino a Amedeo? All'hotel sono le 10:15, io sto facendo il bucato. È stata una tappa stra impegnativa oggi perché ha diluviato in alcuni punti in discesa. Io sono stata veramente male, hanno iniziato a tremarmi i denti, ho iniziato proprio così dal freddo che avevo, le mani non le sentivo più, non avevamo i guanti. Fate conto che la batteria, che in genere per una tappa anche sui 100 km a me avanza sempre, riesco sempre ad arrivare con una tacca su 5 ancora in vita. Oggi a 40 km la mia batteria era già finita. Ho cercato di accendere il riscaldamento là al massimo, fa un caldo allucinante adesso. Però ho bisogno che la roba per domani sia completamente asciutta. Ragazzi, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e seguirmi sui miei canali social, Instagram e Facebook. Siamo alla 14ª tappa. Saliremo sullo Zoncolan. Ma più che altro voglio farvi vedere. Brutto, brutto. Sono giunta quasi alla mia conclusione del giro, mi piace tantissimo, però sono contentissima. Siamo in partenza. Qui ci sono le pagine del roadbook che vi fanno vedere la tappa e c'è solo da spaventarsi. Ci sono 5 fulminetti, quindi oggi tappa completamente hard. Partiamo da Magnago e arriviamo sul Monte Zoncolan. La cosa che mi ha fatto più specie è che l'ultima tratta del Monte Zoncolan ha una pendenza dei 27%. Aiuto! Yeah! Siamo arrivati sullo Zoncolan!
stata bella, bellissima questa salita, c'era un sacco di gente. Praticamente oggi che... Allora! Ciao. Oggi che possiamo stare... Oggi che potremmo... Nessuno vuole andare all'ospedale. No, io non voglio stare. Ma anzi, io voglio andare via. Ai ai ai, ho anche male le gambe. Buongiorno ragazzi, benvenuti nell'ultima tappa. Un saluto alla serrata con Viva il Giro! Viva il Giro! Ale! Ce l'abbiamo noi! Questo si fa stasera davanti a un bicchiere di vino. Ce l'abbiamo noi. Capito? Elisa, la GoPro non va messa dove l'hai messa tu adesso? Mi intesi? Zio povero. È giunta l'ora dei saluti. Ciao Elisa. Ci vediamo al prossimo giro? O prima? Che triste questo momento. Il momento dei saluti comunque è sempre molto molto triste. E quando si voglia dal giro è difficile non piangere per me, perché qui ho passato delle settimane bellissime. Siamo contentissimi. Sì, però se ogni firma copia deve piangere, cioè... No, quelli no. Quelli sono prenotati. Il giro è regala emozioni. Vi voglio bene, grazie per avermi sopportato. Eli.